Allora, raghi, ci proviamo a fare questa reaction. Guardiamo insieme questa prima puntata di Ultima Fermata. Io sono stanco morto, però guardiamo un po' la situation. Lui è Samuel. Valentina Samuel. Ho 27 anni e sono sposato con Valentina da quasi 6 anni. Abbiamo due gemelline di 2 anni e mezzo che sono la nostra vita. Ah, vabbè. Samuel pretende di decidere tutto lui. A Valentina è concesso solo di fare la mamma. Insomma, non si esce più nemmeno per una pizza. Le cose vanno sempre peggio e Valentina decide di far recapitare al marito una lettera di separazione dall'avvocato. Ok. Seconda coppia, Jonathan e Adriana. Vabbè, l'abbiamo già visto questo. Voglio uscire da questo inferno. La gelosia di Adriana porta Jonathan a scrivere Ultima Fermata. Dove siamo arrivati al capolinea? Io spero che entrino anche gli amanti. Lo spero Nelle prime tantissimo. due coppie di Ultima Fermata è venuto il momento di salutarsi e di intraprendere da soli e separati un percorso di analisi su se stessi. Ma come funziona? Quello che abbiamo vissuto e quello che abbiamo passato. E lo sai bene. E te l'ho sempre fatto che io sono qua in primis e non sono ipocrita con me stessa, per me stessa. Quindi già da adesso comincia a pensare Si prima parte te che ti bene. voglio. Samuel Pensa prima a te stesso e io penso a me è stessa normale che intanto. penseremo a noi stessi. Non è ancora una cosa egoista. Tu sai che stavo facendo, giusto? Ma cosa fai? È l'unico posto in cui puoi essere tranquilla perché lui è Questo rinchiuso. siamo qui. Lei piange. Roba di tutti, no, roba mia. Non si Roba tocca. mia, ma non. Io non ho capito, ma allora ci sono anche i Tutti, single? mostra a tutti. Stefano, il caro amico di Valentina, che se non ci capito, Antonio l'altro. Ah, raghi, c'è qualcosa. Ci sono le foto dell'amico. Ho capito come funziona. Ci sono due case. Subito la mia cosa, un Ok. attimo i quadretti. Chi chiama Perché sto sta io e insieme. Adriana soli. Chi Infatti Stefano, riceve il caro sta amico di là di insieme. Però Io scusami, e mia Samuele e moglie, Valentina. Maurizio e Valeria, Stefano, il la caro cosa si amico di. chiama, si è Oh, sposato no, con vabbè, Sofia, dove la va? Di moglie là, di sicuro. Adriana. E quindi Stefano è Stefano sarebbe l'amico di Valentina. Ah, ok. Però posso solo capire. Niente, io ho paura proprio di distaccarmi da loro. Infatti, questa, la mia tragedia è stata questa. Il treno di Ultima Fermata deve fare i conti con una presenza ingombrante. E non sto parlando di una valigia. Lei è Valeria, lui è Maurizio. Valeria scopre due tradimenti, uno peraltro consumato mentre lei era incinta. Nel Ma io sono 2018, sconvolto, ma quando questi si è chi accorto di sono? essere Non c'erano sul sentita, nel profilo. momento del È distacco un'altra coppia. sentimentale ma non fisico. Non E riesco a quindi capire. Valeria e Comunque, Maurizio decidono di sono vivere separati, separati in casa. Nel eh? caso di vita tu scegli di vendere la Aspettate. casa a Valerio e Maurizio. Maurizio Maurizio erano decide di sposati da 7 anni. allontanarsi. Maurizio l'ha Nell'allontanarsi tradita due volte e mi ha sempre scoprirà che negato. non Valeria l'ha esiste. lasciato. Adesso Valeria vuole Valeria ha fare conosciuto un altro che terapia si chiama con Antonio. Valentina. Si Questo è lo stato innamora e dell'amore Maurizio, nuovo. geloso, gli Decide di dice sì, colpire ok, ti ho chiesa tradito. durante Quindi la c'è sua Antonio e confessione. Ha l'altro. interpretato la Madonna e lui il Cecchino. Ma la Antonio, quotidianità con Antonio le l'altro. insinua un Ma dubbio. io non ho Forse anche lui capito. non è l'uomo giusto per lei. Sai, allora non ti va bene Troppe le nessuno. promesse fatte e poi disattese. Sta Ma perdendo io non ci ho capito tempo. È nulla. Valeria che scusa. Ma scusatemi, Che sai, come loro abbiamo che sono visto. separati, lei che sta con un altro e non sa nemmeno se l'altro è quello che fa per lei, perché è andata con E l'ex tu? marito? Devi venire la famiglia? Voi lavorate qui? No, noi siamo paterna. Io Ah! pensavo che tu lavoravi qui. È come ho detto, chi ha chiamato la trasmissione sta da una parte, l'altra parte della coppia sta dall'altra. Ma la cosa brutta è che ci sono anche le foto degli amanti. O è moglie? Ok, dato è tua moglie, Antonio dirà. l'altro che è l'amico di mia moglie. L'amico. Non ci ho capito nulla. Vabbè. Si è capito che non ci ho capito nulla. Ma quindi quante sono le coppie?
Perché Shark Island non era così semplice, no. Valeria vuole partire con il piede giusto. Valeria chi è? Vuole Valeria dire tutta Samuel. La verità, tutte le cose che non ha mai detto prima Maurizio. Questa relazione con quest'altro uomo ho riposto l'idea di una felicità, di una vita migliore, di una vita felice. Ma questo video lo vede l'ex marito? Un uomo che mi aspetta a casa a braccia aperte, che mi guarda, che mi dice ti amo più volte, che mi fa sentire desiderata, amata e rispettata soprattutto. Ma lui lo sapeva? Ho conosciuto la famiglia non in maniera proprio, però sì, l'ho conosciuta, soprattutto la sua mamma. C'è stato l'invito, sono stata a casa sua una sera a mangiare una pizza insieme. Ma perché lei è col marito? E poi è stato il compleanno della mamma. Io non ci ho capito, ma perché questa? Ho capito che con questa persona c'era un qualcosa. È capitato più di una volta che avevo bisogno di un passaggio per prendere mio figlio a scuola e ci siamo andati insieme. Oppure ero a lavorare con mia figlia e lui è passato magari a farmi un saluto. E quindi anche loro hanno avuto modo di conoscere. Cosa ride? A volte... Perché ride? Ho un desiderio di avere magari un bambino insieme, di formare una nostra famiglia. Allora perché è qua con lui? Il chiamo lo leggevo. Io ci ho capito. Ci sono state volte che casualmente l'abbiamo detto anche insieme. Ho bisogno di un massaggio. Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che abbia detto anche davanti alla tomba di mio padre che lui mi amava, che voleva stare con me, che mi amava veramente, che i suoi sentimenti erano sinceri, che quelle cose che ci siamo detti lui le vuole ancora. E aumenta la mia confusione. Confusione al momento di ti amo. Sono stata onesta io a raccontare tutto. Ma io l'avrei mandata a cagher, ma subito. Anche lui sia ma questa sta con un altro, scusate. Ci vuole andare a convivere, hanno parlato di figli, di famiglia, ti amo di qui, ti amo di là. Sapevi che io mi ha detto anche ti amo, queste cose. Sì, sì, ma questo sì. Questo sì, e è lì dentro con l'ex marito, cornuto. Una volta che la scoprì, mi presi il telefono suo e lessi un po' di messaggi. Valeria, dimmi il tuo segreto, perché a me non mi riesce a trovarne uno. C'è un altro pinnetto, un altro salotto per Maurizio. Ma io sono... Nostra botta. Ma quell'altra, scusa, ha bisogno di andare a ultima fermata per spiattellare tutto in televisione. Glielo poteva dire a quattro occhi in casa. Ah, non lo so, speriamo. Ma non è che non ho proprio dormito. È che quel poco che ho dormito ho fatto gli incubi. Maurizio, Antonio. Ho sognato praticamente come se fosse che Maurizio, in realtà nel sogno, Maurizio era Antonio, però con la fisionomia di Maurizio. Cioè come se io parlassi ad Antonio, ma quello era Maurizio. Quindi... Ma guarda che cosa strana. Cucciolo. Ora, tutto il cuore che ti ho dato solo, e solamente io. No, che sta succedendo? Se ne va. Adoro. All'interno della casa c'è uno specchio particolare che consente di vedere e sentire cosa succede dall'altra parte senza essere visti. È stato detto a Valeria che Antonio ha voglia di vederla. Chi è Antonio? È stato chiesto se l'altro. Di ospitarlo in casa e lei ha detto sì. No, vabbè. Se fino ad ora Maurizio ha ascoltato la verità di Valeria, adesso per lui arriva il tratto più difficile di questo viaggio. Vede l'amante. Ce la faccio. Ragazzi, ma questa roba è più pesa di Temptation Island. Ho sperato ogni limite. Ma che coraggio hai in televisione, vedi l'amante. Ho 51 anni, cioè sono il marito, sono 20 anni che sto con lei. Ma non sono scappato, però sinceramente, dai, mi hai buttato, mi hai umiliato in quel modo là. Tu adesso mi hai mandato veramente il cervello in fumo, mi è andato. Ma io amo loro, che non gliene frega niente di lui, dico andiamo a guardare ancora, andiamo a guardare perché sono più pettegole di noi. Antonio, sicuramente loro guardavano Temptation Island insieme a me. I fidanzati? No. Che dobbiamo fare? Mettiamo le cose in chiaro. Sono da qua per capire. Non è capito. No, ho capito che mi mancavi. Maurizio, prendi e vai via, ti prego. Con il fallo se, per la tua dignità. Ho capito tutto. Che hai capito? Che non possiamo stare senza vederci. Bastardo. Ecco. No, no, prenditela con lei, non con lui. Bastardo, vedi come sta.
Ma io non so come fa a star lì. Raga, ma io sono scioccato da questa cosa. Ti amo. Che poi è bellissimo il sottotitolo di Antonio l'altro. Mi sono fatto come una pergamena. Leggi. Mamma mia, non lo posso sentire. Ma scusate, ma lei ha lasciato anche lui. E quindi ora deve scegliere se tornare col marito o con l'amante. Ma io ho detto, fammi conoscere tua mamma. Conosciamoci. E poi che facciamo? E poi... Ma allora hanno dei figli, tipo, che guardano questa cosa? Andiamo d'accordo. Se andiamo d'accordo non è che dipende solo da me, dipende pure da te soprattutto. Ma a me Antonio mi sembra gay in realtà, però boh, mi sbaglierò. Lui ha chiesto, cioè l'amante ha chiesto a questa Valeria di uscire con lei, con lui. Antonio si è intenzionato a portare con sé Valeria, tanto che arriva a metterla di fronte a una scelta importante. Ma è passata mezz'ora. Cioè allora il senso qual è? Il senso qual è? Il senso qual è? Che vuoi scegliere? Non è una questione di scelta, c'è anche una questione di rispetto un po', capito? Perché hai rispettato molto finora. E te dovrei capire. Ho capito. E capiamo insieme tutti quanti. Tutte e tre. Tutte e tre. A questa vuole fare la troppia, visto troppo Grande Fratello. Puoi vedersela con lui. No, ha chiuso prima, ha attaccato prima con lui e poi ha chiuso con me. Cioè, capito? Valeria ha chiesto all'amante Antonio di andare via. Allora, prima pubblicità, vediamo come finisce questa coppia, almeno in questa prima puntata, ci ho capito poi nulla, ma la cosa che ho capito è che poi entra l'amante da un momento all'altro, sì, per rovinare ancora di più le coppie. Valeria è assalita da dubbi e sensi di colpa. Ancora? Ma aspettate, perché Maurizio ha detto che è disposto a perdonarla, quindi... Rieccolo! Sembra non voler rinunciare a Valeria e soprattutto all'idea di portarla via con sé. È per questo motivo che Antonio chiede di poter rivedere Valeria. Sono stato 2 giorni in albergo e stavo impazzendo. Ho chiesto io di dire qualcosa con te. Capito Antonio, però tante volte me l'hai detto. Io ti faccio perdere questo treno. E ti faccio prendere l'aereo. E solite battute. Non sono battute. Tina Cipollari. Sono sicuro di quello che dico. E stavo preparato a una brutta cosa che mi poteva capitare, che tu ti potevi riconciliare con lui. Principale. Sappiamo noi cosa c'è stato tra me e te. Beh, ora lo sa anche lui. Lo sappiamo anche noi. Può anche andare bene. Ok, ti sei innamorata di un altro. Amen. Succede. Ma sceglielo. A questo punto. La fessa. Si fa bindolare, vedi? Non so perché, Mario. Ma come non so perché? Ma mi hai pensato? Mi avevi pensato qui questo? Certo che ci ho pensato. Ma ho pensato a tante cose da quando sto qui dentro. Qua non c'è quello che abbiamo vissuto noi 10 minuti la sera. Ti accompagno a casa. Oppure andiamo insieme al supermercato. Ma in tutto questo il marito, scusate, per esempio amore o fare un gesto. Se lei ora lascia l'amante, il marito torna da lei. Infatti. Così, come se non ci fosse un domani. No, tu devi dare e basta. Quello che ti senti di dare. Io ne posso più, ve lo dico. Ma è lei che non sa cosa vuole in realtà. Ma sì, ma in che maniera Antonio mi ha portato? Oh Gesù, vai! Dobbiamo costruire, Valeria. Comunque ragazzi, io ho scioccato. Non l'hai rispettato. Che nel frattempo su Twitter mi è apparso uno che io conosco, toscano, che ha aperto OnlyFans. Ora che era T, lo sapevo, ma ci sono certi video assurdi. Basta, devo uscire, cioè non ha senso che sta ancora. Ma ti pare? Sono scioccato come quando un signore mi rotto del viso anche a me. Ma quindi qui che sta succedendo? Non aspettare, Valeria. Ti amo. Voglio stare con te per tutta la vita, per sempre. Te lo giuro, sai. Lui drammatico. Ok. Oh, ci sono le mani. In ogni momento è possibile interrompere il percorso. Appoggiando la mano su quella dei terapeuti, ho capito la strada che voglio scegliere.
Chi sta dall'altro lato vedrà la mia mano illuminarsi. Praticamente le mani sono tipo quando a Temptation Island chiamavano Filippo per il fallo di confronto. E adesso sembra pronta ad appoggiare la mano sulla parete. Ah, già finito. Confrontarsi con Maurizio e decidere finalmente quale sarà il suo futuro. Shock! No, anche lui l'ha pigiata. Lo sgabello di confronto invece del falò. Quindi? Ciao. 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 Sono 3 anni, insomma, che vivo questa situazione. Non riesci mai a prendere le situazioni di petto. Non riesci mai ad affrontare una situazione. Preferisci rimanere fermo là. Ma non ha fatto niente questo povero. Ma perché non è Gesù, c'è già. Questo lo chiamiamo lo sgabello di confronto. Non l'abbiamo fatta per te. Io sto qua da sola. Vale, quella persona. Sto qua da sola. Non quella persona. 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 L'hai fatta venire, Vale. L'hai fatta venire. L'hai fatta venire. Quando hai visto quelle rose, io pensavo che tu rimanessi male. Invece è rimasta bene. Rideva. Faceva altre ride. Ti ho promesso un anello e non te l'ha portato. Era l'occasione migliore per farti capire quanto ti amava. Cioè, ti rendi conto? Io ti ho riempito d'oro, ti ho riempito di rose, ti ho riempito di tante cose. Vabbè, cosa c'entra questo? Negli ultimi anni, però, ho sempre aspettato te. E tu invece hai preso altre strade. Mi sono messo là a lavorare. Ma perché fai la vittima? Non sono vittima, Vale. Allora, perché ti conosco, tu sei impulsiva nelle cose, va io bene? Io sono impulsiva. Quella persona ti sei fatta abbindolare. Ma questo fallo di confronto, ragazzi, ma io ci dovevo fare la reaction. Sono diversi. Mi ha umiliato, Vale, mi ha umiliato. Quello sì. Io non meritavo una cosa del genere, Vale. Non la meritavo assolutamente. Io non ti volevo umiliare assolutamente. Mi ha umiliato. Ma esatto, stasera sì. Quella sera che è venuta quella persona. Nata, lo so. Ma io sto qua. Tu perché l'hai vista, scusami? L'ho vista perché volevo sentire quello che aveva da dire. E che aveva da dire? Quello che ha detto l'altro giorno. Era quello che ti voglio dire. Non mi è più ascoltato. Sentiamo, cosa no, oramai è troppo tardi, capito? Che devi ascoltare. Ma non ha detto niente, lui. Non si sono mai visti. Io non posso fare più niente. Io non ho fatto la scelta che pensi tu. Va bene, dai. Ah, quindi non ha scelto l'altro. Vabbè. Se tu adesso mi dici, che io sono stata sempre una pazza, quindi no, ti ho seguito e ho visto male, ho trovato i bigliettini e ho letto male. No, ma io sono stata male a piangere le notti mentre tu dormivi con un pancione così. Vale, non sto negando il tradimento, non lo sto negando. Ok, su questa ragione lei, raga. In un brutto rapporto, va bene? L'hai rovinato tu, Vale, mi dispiace. Non dovevi comportarti in questo modo. Non perché c'era i tre mesi che sono andato a Reggio Emilia, io. Beh, oddio, aspettate, perché se lui l'ha tradita mille volte e poi lei l'ha lasciata e ha conosciuto quest'altro. Maurizio, guardami un attimo. Lui ha poco da fare la vittima. Io sto uscendo da sola, non sto uscendo. Non sto uscendo con un'altra persona. Sto uscendo da sola. Vale, allora, hai capito? Sì, se come dicevi tu, stavo dall'altra parte, io. No, il percorso è quello. Allora, forse era meglio. Io sto uscendo da sola. Hai detto... Maurizio! Se il sentimento è verso di quello, non è verso di me. A me è solo compassione. Ma l'ha chiamato come l'amante. Maurizio, ma tu non puoi adesso cambiare tutte le versioni perché. Che lui fa finta di niente. No, prima lo sapevo, però è meglio non guardarle certe cose. Ho capito, ma vedere pure. Ma non l'ascolti nemmeno certe cose. Per fare la vittima, adesso è diventato che io sono la e tu sei quello che si è comportato da marito. Non ti è cambiata quando hai conosciuto quello. Potevi anche dire, Maurizio, io sto vivendo sto problema qua. Salviamo il rapporto, cerchiamo di fare qualcosa insieme. Non l'hai mai voluto fare in questi anni qua, mai. Ma io ti voglio bene. Non ti preoccupare, non mi serve voler bene, va bene? No, ma se ti voglio bene, io non provo per te, va bene? Però mi sa di sì, ti voglio bene. Tu mi odi, perché no, sennò... No, sì che mi odio, dopo quello che hai visto forse mi odi. No, deluso. Non mi stai buttando tutta la addosso e tutte le cose a me. Non sto buttando, sì, Vale. Stai facendo così. Te ne sei dimenticate. Vale, io gli sbagli li ho fatti. Ma sai quel male che ho provato? Io lo conosci o no? Ma lei sta dicendo che lui vuole tornare con lei perché ha dei problemi economici. Amata dal primo momento all'ultimo, quest'altra
persona che tu hai visto. Ho capito. Non ci sarebbe, ovvio. Io stiamo un po' insieme. Tu non mi ascoltavi, trovavi sempre scuse. Perché era troppo tardi per te. Purtroppo c'era un'altra persona ormai. Non era il fatto. No, perché quella persona c'era, perché io avevo delle mancanze. È quello che ti volevo dare. Non ce l'ho fatta e l'ho abbracciato, perché... Ovviamente lui è esordito con il ti amo, amore mio. È ovvio che mi sono sciolta, è vero, perché... Provo un sentimento. No, ma perché... Cioè, hai capito? Quell'amore... Ma ti pare che io prima ero contro di lei e ora sono per lei? Io pianto tutte le notti, mi sentivo in colpa, perché per colpa mia che avevo questa relazione con Antonio, tu te ne eri andato e sono stata malissima. Mi piaceva. Ma un conto stare nella stessa città, tu fare il tuo dovere di padre e io il mio dovere di madre. Invece tu con questa situazione stretta, come faccio? Non avevamo la possibilità economica di farlo. Tu staresti a Foggia con me sapendo che sta anche quella persona? Cioè tu per una questione logistica, allora, o di sentimento. È stata lì dentro sapendo che c'è quella persona. Vale, tu mi hai dato delle speranze, capito? Tu mi hai dato delle speranze. Siamo qua con delle speranze. Mi hai detto quella persona non fa per me. Ho capito il carattere. Andiamo. Lamentone. Mi hai sempre detto ogni volta che ci mettevamo a letto, ti appoggiavi a me. Dicevi, mi sento protetta, mi sento sicura, quando te provo qualcosa che non riesco a staccare. Maurizio, quando ti facevo 20 anni insieme, quando ti accarezzavo le gambe, quando ti accarezzavi i piedi, cioè, mi davi sempre quella sensazione che stavi serena. Mi fa male la testa. Ma io quello sono adesso. Mi fa male la sorte. Ma che ne so se è troppo tardi? Non mi toccare. Perché ti odio. Io sto morendo. C'è un mio amico mi ha appena scritto. Sembra Temptation Island e Wish. Però ti avrebbero preso sicuro con il nome del mio ex. È vero, però. Che è successo? Poche idee o sempre le stesse. Prometto, basta. Promesse. Essere stata davvero l'ultima fermata. Ma si sono fermati. Cioè, lasciati. Dopo oltre 20 anni di amore, passioni, gioie e dolori. Ma perché? Però ha scelto se stessa. E da qui vuole ripartire. Per me questo è un grande insegnamento per tutte noi donne. Quindi non ha scelto nemmeno l'altro. Oh yeah, non c'è capito nulla. Adesso passiamo alla coppia composta da Jonathan e Adriana. Jonathan e Adriana, ok. L'ultima fermata dopo 4 anni di relazione. Ok. Allora ragazzi, sono tipo tardissimo. Sto montando questo video. Mi sono reso conto che sta venendo lunghissimo, quindi questa è la prima parte con la prima coppia, Valeria e Maurizio. Fatemi sapere quello che volete qua sotto tramite commento su quello che è successo, ma per il continuo ci sarà un secondo video che uscirà alle 18, sempre oggi, in cui ci sarà appunto la seconda coppia e vi dirò cosa ne penso di questa prima puntata. Quindi appuntamento alle 18, mi raccomando, sempre qui su questo canale. Ci vediamo dopo!